La condanna all'inizio di quest'anno di 3 giovani tunisini a 30 anni di carcere per aver fumato uno spinello nella città del Kef, nel nord-ovest della Tunisia, ha suscitato reazioni di rabbia e di indignazione in tutto il paese. L'argomento, che era considerato fino a qualche anno fa un tabù in una società conservatrice come quella tunisina, è diventato, all'indomani di questo fatto di cronaca, materia di libera discussione, grazie anche al lavoro di diverse associazioni della società civile. La legge 52 è una 1992 law in Tunisia. La legge 52 è del 1992 ed è stata promulgata in Tunisia in circostanze molto particolari. Questa legge ha portato all'incarcerazione, secondo delle statistiche, di oltre 100.000 giovani in Tunisia. Non ci sono tanti modi per risolvere questioni complesse. Il dibattito è la soluzione migliore. Il silenzio non è un'alternativa e tantomeno la violenza. Ed è per questo che riteniamo che quello che stiamo facendo può contribuire al processo di democratizzazione del paese. È in questa città del Kef, a 170 km dalla capitale, che i 3 giovani sono stati arrestati mentre fumavano uno spinello negli spogliatoi di un campo di calcio in disuso. Una regione molto marginalizzata e dove il tasso di disoccupazione è tra quelli più alti in tutto il paese. Cosa può fare un giovane disoccupato? Frequenta i caffè oppure si mette a consumare queste sostanze? Cosa è rimasto nella città del Kef, come diceva mio figlio? Le fabbriche hanno chiuso e non c'è lavoro. Quando torno a casa e lo vedo addormentato sul letto, mi sento male. Quando lo vedo così, mi viene voglia di dirgli di alzarsi e di andare a cercare lavoro. Poi mi dico che è meglio che dorma e che non esca fuori. Nel 2019, stando ad un rapporto pubblicato da Avvocati Senza Frontiere, il 21,5% dei detenuti in Tunisia sono stati condannati per reati legati agli stupefacenti. Abbiamo un problema con questa legge in Tunisia perché 3 detenuti su 4 sono finiti in prigione per il consumo di droghe. Non è normale. Questa legge è diventata una punizione per i giovani tunisini. L'ONG Munadhara, che ha promosso il dibattito sulla legge 52, ha già al suo attivo diverse iniziative volte a favorire il libero scambio di opinioni nel mondo arabo e musulmano. Nel 2019 ha promosso e diretto il dibattito televisivo tra i candidati alle presidenziali. Una prima in assoluto in un paese che è stato governato per decenni con il pugno di ferro. Per quanto riguarda il dibattito su questa legge in particolare, sapete che in un dibattito normale c'è chi è a favore e chi è contro. Per la legge 52 avevamo pensato a un format diverso. Invece di chiedere chi è a favore e chi è contro, abbiamo cercato di fare domande più ampie, coinvolgendo più attori. Abbiamo radunato intorno allo stesso tavolo leader politici, esponenti dell'esecutivo, della società civile e tanti giovani. Il costante impegno della società civile tunisina per la depenalizzazione della legge 52 e la pressione che è stata esercitata per mesi dai giovani tunisini su social network, che hanno lanciato l'hashtag in arabo «La prigioni no, cambiate la legge 52», hanno portato alla fine ad una drastica riduzione della pena. Lo scorso mese di marzo la Corte d'Appello del Kef ha accolto il ricorso degli avvocati e ha tramutato la condanna per 2 di loro a 1 anno di prigione, e una pena di 2 anni è stata invece inflitta al terzo.